I get up with the wind. Today I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Ray News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Più tempo per l'Italia, ma l'Europa vuole chiarezza su 3 miliardi. Manovra, saltano gli aumenti delle pensioni legati all'inflazione. Trump attacca la Fed che domani alzerà i tassi. Assicurazioni, le italiane promosse agli stress test. L'ombra della bancarotta fraudolenta per statuto. Terremoto in azimut lascia Albarelli. 3 miliardi di risparmi e dove trovarli? Bruxelles tiene sulla corda l'Italia, il governo non è al momento in grado di trovare una soluzione. E anche se il dialogo tra le due parti prosegue, la legge di bilancio si trova ancora in una condizione di stallo. Al centro del dibattito vi è il contenimento del disavanzo strutturale, cioè il saldo di bilancio netto delle spese eccezionali che il paese potrebbe avere l'esigenza di gestire. Ma è proprio su questo punto che l'accordo vacilla e rischia da gennaio prossimo di costringere l'Italia a una fase di esercizio provvisorio. Una possibile via di fuga sarebbe la predisposizione del governo a ridurre la sua previsione di crescita per il 2019 dall'1,5% all'1%, tasso che farebbe scendere anche il deficit. Intanto, mentre la Commissione chiede fra i 2,5 e i 3 miliardi di misure strutturali, l'ultima proposta di Tria contiene troppe entrate che incidono per un solo anno. La riforma delle pensioni è salva, almeno stando a quello che dice il governo dopo il vertice di Palazzo Chigi con Giovanni Tria. Nel dettaglio, dall'incontro è emerso che dagli iniziali 6,9 miliardi di euro per finanziare l'anticipo pensionistico si passerà a 4,7 miliardi. Per contenere la spesa si pianifica una stretta sull'indicizzazione delle pensioni all'inflazione, che sarà piena soltanto per gli assegni fino a 3 volte il minimo. Secondo il Movimento 5 Stelle, inoltre, dal taglio delle pensioni d'oro sarà possibile recuperare 1 miliardo di euro. È incredibile che con un dollaro forte e nessuna inflazione la Fed stia considerando un nuovo aumento dei tassi di interesse, ha detto Donald Trump dal suo profilo Twitter. Alla vigilia della riunione della Banca Centrale, il presidente degli Stati Uniti d'America torna ad attaccare l'istituto americano sempre più impegnato a dimostrare la sua indipendenza dal potere politico. Nella giornata di ieri il Dow Jones ha chiuso perdendo il 2,09%, mentre il Nasdaq ha ceduto il 2,27%. Ad agitare gli investitori è stato l'impatto delle decisioni della Fed sull'economia americana divisa tra guerra commerciale, tensioni politiche e un possibile blocco dell'attività di governo. Nel frattempo, alla riunione di domani è previsto un aumento dei tassi di interesse di 0,25 punti, riflettori puntati sulle strategie del prossimo anno. I 4 colossi assicurativi italiani, Generali, Poste, Intesa e Unipol, hanno superato la prova con lode. La promozione, che ha visto la partecipazione di altre 38 compagnie europee attive in 12 paesi, è avvenuta nell'ambito degli stress test promossi da Eiopia e IVAS. L'obiettivo dell'indagine era quello di individuare gli effetti sulle imprese di un possibile inasprimento della situazione finanziaria ed economica. 3 i possibili scenari ipotizzati dall'autorità europea, e nessuno di questi i gruppi italiani, che rispetto alla media europea del 202% hanno una percentuale di solvibilità del 213%, hanno registrato indici post-stress inferiori al minimo consentito del 100%. Colpo grosso a Roma, dove la Guardia di Finanza ha eseguito l'arresto domiciliare dell'immobiliarista Giuseppe Statuto e del suo collaboratore Massimo Negrini. L'accusa a carico dei due manager ritenuti responsabili della bancarotta fraudolenta della Brera SRL è quella di aver distratto dal patrimonio della società milanese oltre 8 milioni di euro relativi a un credito vantato verso la controllante, la Michele Amari SRL, per trasferirli poi fittiziamente a due imprese di Lussemburgo appartenenti allo stesso gruppo. Bomba ai piani alti di Azimut. Sergio Albarelli ha risolto infatti il rapporto di lavoro con effetto al 25 gennaio 2019 e i rapporti di amministrazione intercorrenti con il gruppo Azimut per scelta personale e in pieno accordo con gli organi sociali. A seguito delle dimissioni, il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione Gabriele Blei, conferendogli la carica di amministratore. Il percorso svolto in Azimut è stato un percorso di successo che ha visto nascere oltre 60 progetti di ammodernamento dei processi interni e di introduzione di nuovi. Desidero ringraziare il presidente Giuliani per l'opportunità che mi è stata offerta e tutto il team manageriale che ha contribuito quotidianamente a costruire e impostare le solide basi per il futuro di Azimut, ha commentato Albarelli.
Il consiglio del giorno anche quest'oggi offerto da finanzaoperativa.com e Telecom Italia outperform per Mediobanca con target di 0,93 euro dopo l'apertura in mattinata 0,56. Elliott sta valutando di aumentare la sua partecipazione dall'8,8% al 10%. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica Investec, mentre ultima posizione per Neuberger Berman. Qui da Blue Rating News è tutto, il Natale si sta avvicinando, un buon investimento a voi famiglia. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione e portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com